Mi chiamo Tarek Ebrane. Sono nato in Eritrea, in una città che si chiama Tessenei, sul confine del Sudan. Vivevo con mia mamma, mio fratello. Ho anche una sorella, ma non l'ho mai vista. Mio padre è un soldato, lo è stato sempre. Ho pochi ricordi di mio padre, ero troppo piccolo. Non mi ricordo come fosse il suo volto. Non ricordo nessuna sua immagine. Mio padre è stato sempre in guerra, non ho mai avuto contatti con lui. L'ultima notizia di lui è del 2011. Non ce l'ha fatta, così hanno detto. Vivevo in un posto dove non c'era la luce elettrica e la casa era fatta di fango. Avevo delle capre. Spesso mia madre vendeva l'injera, che è un pane tipico eritreo. Io andavo a scuola, vivevo una vita normale. La sera uscivo con i ragazzi del villaggio. Giocavamo a nascondino, sotto la luna, sotto le stelle. Ci raccontavamo le barzellette. Non avevamo nessun contatto con il resto del mondo. Il nostro mondo iniziava la mattina quando canta il gallo. Da noi c'è il servizio militare a vita, senza un limite. Non è che io non voglio servire il mio paese. È giusto servirlo, però non ha un limite. 5, 8, 10, 20 anni. Finché sei in vita devi fare servizio militare. Sei pagato una miseria e non puoi muoverti, non puoi parlare, non puoi pensare, non puoi fare nulla. Sei in carcere dentro il tuo paese. Un giorno sono venuti a prendere mio fratello, quello grande. Lo hanno portato in caserma e l'hanno arruolato assieme ad altre decine di ragazzini. Non abbiamo più saputo nulla di lui. Mia madre mi ha detto: ho perso tuo padre, ho perso tuo fratello, non voglio perdere anche te. Mi ha dato 5 caramelle. Tutto quello che è, le era rimasto e mi ha sorriso. Mi ha abbracciato forte e mi ha affidato ad un uomo per superare il confine. Il primo di una lunga serie. Affidiamo la nostra vita ad altre persone. Sconosciuti, che chiamiamo trafficanti, smugglers, che diventano il nostro passaporto per il futuro. Io sapevo benissimo che il 90% di chi scappa in quel modo va a morire. Dopo anni di viaggio, su 10 del mio gruppo iniziale, solo 2 o 3 sono riusciti a raggiungere l'Europa. Gli altri sono finiti in carcere in Sudan, o sono morti nel deserto o nel mare. Io invece ce l'ho fatta. Ma ho perso mia madre, non l'ho mai più rivista. Ricordo il suo sorriso e le sue caramelle. E so che lei non ha avuto mai un posto sicuro, un letto caldo dove riposare. Partire non vuol dire preparare la valigia con le proprie cose, organizzare il viaggio e programmare le tappe. Partire come ho fatto io e altre migliaia di persone in fuga vuol dire prendere quel poco che si può e fare molta attenzione. Perché basta un errore molto piccolo per essere ucciso da un colpo di fucile mentre attraversi il confine, o per essere arrestato e rinchiuso per sempre. Devi calcolare anche questo nel prezzo del viaggio, e lo sai. Una volta uscito, non puoi più tornare indietro. Il problema sono i soldi. Mia madre mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che non aveva abbastanza soldi per tutto il viaggio. Sapevo che avrei dovuto lavorare lungo la strada per riuscire ad arrivare fino in fondo. Avevo 17 anni e lei sapeva benissimo che non ci saremmo più rivisti. So che stava soffrendo. Mi guardava negli occhi e sorrideva. Thank you.
Sudan, a Khartoum. Vai in questi bar in giro per la città, scopri qual è il punto d'incontro degli eritrei. E poi basta che spargi la voce, che dici che vuoi partire per la Libia. Ti contattano e ti dicono, se vuoi andare in Libia, ci pensiamo noi. All'epoca era $200 fino a Kufra, subito dopo il confine con la Libia. Un pomeriggio sono arrivati con dei piccoli autobus. Abbiamo viaggiato nel deserto, non c'era niente di niente. Poi è spuntato un solo albero e lì ci siamo fermati. Ci hanno detto, aspettate qui. All'inizio eravamo 8 persone, ma arrivavano spesso altri autobus. Dopo 3 giorni siamo diventati 78. Sono arrivati 2 pick-up. Ci hanno caricati così stretti che non c'entrava più neanche un barattolo di pomodoro. Eravamo legati l'uno all'altro, come incollati per non cadere. 33 o 34 persone. Tanti bambini, donne, molte incinta e tanti ragazzini come me. Eravamo legati e ci tenevamo stretti perché nessuno si sarebbe fermato a raccoglierci. Il viaggio non finiva più. Da bere acqua sporca di benzina, da mangiare solo farina mischiata con quell'acqua sporca per bloccarti lo stomaco. La cosa più strana è che veramente non senti dolore, non senti fame. Diventi un'altra persona, come se il tuo corpo non fosse tuo. Solo la mente funziona e non smette di pensare, ma il resto è come se lo guardassi da fuori. Dopo 5 giorni arrivano questi Tuareg armati di Kalashnikov e iniziano a sparare in aria. Ci hanno fatto sdraiare a terra, hanno preso tutto quello che avevamo, hanno preso le macchine e sono andati via. Sono arrivate altre macchine dopo un po' e ci hanno chiesto altri soldi per raggiungere Tripoli. Una volta che tu sei entrato nel deserto, diventi un prodotto, come una scatola di pomodoro. Ti prendono e ti vendono ad altri trafficanti, che spesso sono della polizia, e devi trovare i soldi anche per loro. Ci hanno chiusi in alcune case, ci hanno portato dei telefoni e ci hanno detto «Chiamate vostro padre, chiamate vostra madre, chiamate Dio, chiamate chi volete e fatevi portare i soldi, se no da qui non esce nessuno vivo». Se con te c'è tua sorella, tua madre, tua moglie, dopo non avrai mai, mai, mai il coraggio di guardarle in faccia, perché le stuprano davanti ai tuoi occhi. Sono ferite che non si rimargineranno mai più per tutta la vita. Portano in spiaggia e devi correre per raggiungere il gommone che ti porta sulla barca. Eravamo 264, siamo partiti e dopo 10 ore il motore si è rotto. È arrivata una nave maltese, hanno legato la nostra barca, hanno iniziato a trainarci, ma nella direzione opposta. Un anziano ha detto, stiamo tornando verso la Libia. Tornare in Libia
È come lasciarci morire in mare. Non c'è nessuna differenza. Ci hanno respinto. Sulla costa i militari libici ci hanno picchiati. Poi ci hanno portato a Tripoli in un carcere che si chiama Al-Fallah. Ma era troppo pieno. Ci hanno portati a Misurata, dove c'è questo carcere dove tu entri e non sai quando potrai uscire. Un anno, un mese, 6 anni. Tu non lo sai. Piccole stanze. Non ci sono letti, non ci sono materassi. C'è solo il cemento e un bagno per tutti. Non puoi parlare ed esci solo 10 minuti al giorno quando fanno la conta. Se fuori erano 40 gradi, dentro erano 80. 78 persone in una stanza, senza lo spazio per mettere i piedi. Ho preso la seconda barca. Era molto buona, ma quello che guidava lui non era buono. Ci siamo persi. Continuavamo ad andare, andare senza fine. Ad un certo punto abbiamo visto una nave in mezzo al Mediterraneo. Era enorme. Avrà avuto 8-9 piani. Ci siamo avvicinati e urlavamo come disperati e sembravamo piccoli come una mosca in confronto a questa nave. Si sono affacciate 2 o 3 persone, ci hanno guardati. Hanno fatto delle foto e sono rientrati. Continuavamo a urlare, gridavamo in inglese, in francese, in arabo, in tigrino. Abbiamo gridato in tutte le lingue che conoscevamo. Si è affacciato un marinaio da un piano basso di quella nave enorme. Faceva dei gesti con la mano e diceva: andate via, andate via! Ma come andate via? Se non vi fermate, noi siamo morti. Abbiamo cominciato ad inseguirli, volevamo andare a sbattere contro di loro per convincerli a salvare qualcuno di noi. Alla fine li abbiamo costretti a fermarsi e a chiamare i soccorsi. Thank you.
Oggi sono italiano. Dopo 11 anni sono cittadino italiano e ho due figli. Lavoro come mediatore culturale, aiuto quelli come me. Quello che mi manca è un po' il profumo. Mi manca mia madre, mi manca il volto di mio padre, di mia sorella, l'immagine della mia famiglia. Mi sarebbe piaciuto portare via i ricordi, i profumi e anche le cose materiali. Il mio zaino di scuola, i ricordi di quando ero piccolo. Senza ricordi è come se prima non fossi esistito. Ciò che resta con me è il sorriso di mia madre. Quello sono riuscito a portarlo via e rimarrà sempre con me.